delle persone, lei è in carcere, altri sono i domiciliari, e questo non può che essere un dolore grande e una rabbia grande per tutti noi. Penso a Stefano su in mezzo alla montagna, ma penso soprattutto ad Anna. In questo momento in carcere la notte è fonda, tutte le celle sono chiuse, tutto è spento e comincia una notte lunghissima e insonne, una notte che dura fino all'alba, che viene aspettata da tutti con angoscia e con speranza che qualcosa cambi. Durante la notte poi ci sono le visite periodiche delle secondine che vengono a illuminare le celle per vedere che cosa succede in cella. E tutto questo è un ricordo che ho vissuto e che non dimenticherò mai, perché il carcere è un'ingiustizia profonda, è una sofferenza profonda, e se qualcosa c'è di buono è la solidarietà degli ultimi, la solidarietà dei carcerati stessi. È una cosa insopportabile pensare all'ingiustizia di una condanna data per atti di coraggio, perché quando il potere è ingiusto la resistenza è non solo un diritto ma un dovere di tutti i cittadini. È una rabbia e un dolore grande pensare che una di noi in questo momento è lontana e non può parlare con noi e vive la reclusione e vive la paura della malattia e vive la lontananza dai propri affetti, dalla propria valle e soprattutto dalle lotte. È una grande rabbia, ma nello stesso tempo questa repressione così insopportabile è sempre più chiaramente il segno della loro paura. La repressione del movimento No TAV è il segno che qualcosa di nuovo sta spuntando, lo dimostrano anche i nostri ragazzi, i tantissimi giovani che si sono avvicinati alla lotta e le danno sangue e cuore. Lo dimostra il presidio in Clarea, il nuovo presidio, lo dimostra il grande desiderio di cambiarlo, questo mondo e questo sistema che è fatto di così tante grandi ingiustizie. E io credo che anche se la notte sembra profonda, l'alba si avvicina. E voglio ricordare una poesia di Franco Fortini che è intitolata La Gronda e parla di una casa che sta rovinando e si tiene ancora in piedi, ma basterà il volo di una rondine che si posi sulla gronda che sta crollando perché tutto crolli. E allora questo sistema e questo palazzo che sta andando a pezzi, e la rondine siamo tutti noi, ed Anna che è lontana ma è vicina, perché l'affetto e lo stare dalla parte giusta crea una solidarietà e una forza che non si dimentica. E quindi la solidarietà fraterna verso Anna e verso tutte le compagne e i compagni detenuti, e la certezza che anche questi momenti bui passeranno e che noi vinceremo, e con noi le esigenze giuste e reali di un mondo e di un futuro che non vuol morire, e le speranze di un passato, speranze calpestate ma sempre vive, presenti e attuali. E quindi avanti No TAV, ora e sempre resistenza, ora e sempre No TAV. Solidarietà ad Anna, Stefano e a tutte le compagne e i compagni detenuti
è oggetto di repressione. Grazie, grazie a tutti, un abbraccio a tutti quanti voi. Sono commossa e felice di vedervi qui, anche se il momento è brutto. Grazie. Oh, sì, sì. Allora, vi metto al corrente che se pensate che mi vengano lucciconi ve lo scordate. Perché io lacrime non ne ho più, le ho consumate tutte. Però riesco ancora a commuovermi, eh? E sono convinto che loro a vedere questa nostra, diciamo, vicinanza, cominciano a spaventarsi. Perché se oggi avessero portato via un politico, uno sbirro, da loro non sarebbero andati neanche i parenti. Invece qui, guarda quanti bei anticorpi per un sistema marcio. Per cui abbiamo già un po' vinto, ragazzi, non spaventiamoci, perché loro stanno dando gli ultimi colpi di coda, perché oramai gli abbiamo schiacciato la pancia al sistema, dobbiamo più solo schiacciargli la testa a questo serpente, capite? Per cui sono in difficoltà veramente, però io l'ho sempre asserito questo. Se pensano di stroncare il movimento spaventandoci, non hanno capito niente, per noi ne colpisce uno, ne ricompatti 100, capisci? Ne motivi altri 100. Comunque dai, vi voglio bene un sacco, eh?